Abbiamo varato il nuovo piano ospedaliero della Puglia con 1.255 posti letto in più, raddoppiando le terapie intensive. Siamo riusciti a convincere il Ministero a darci questa possibilità, abbiamo utilizzato ovviamente le leggi post-Covid o le leggi contro il Covid, ma questo è un piano ordinario che metterà insieme la salute di tutti i giorni con la resistenza alla seconda ondata di Covid che arriverà ad ottobre. Tutti i sistemi di controllo sulla qualità della sanità pugliese dicono che negli ultimi 4 anni la Puglia è salita nella qualità più che in qualunque altro periodo della sua storia. Non abbassate la guardia, non abbassate la guardia, perché il Covid fa male, picchia duro, continua a far morire le persone. Se uno è prudente, rispetta le regole, non ci sono problemi particolari, anche perché non potremo mai più chiudere l'economia della nostra regione. La nostra regione ha bisogno di lavorare normalmente e dobbiamo, senza spaventare nessuno perché non c'è un pericolo particolare, dobbiamo rispettare le regole. Chiederò ai prefetti, ai questori, ai sindaci di far rispettare le regole, perché così stiamo più tranquilli tutti quanti. Grazie.